L'Albergo Nazionale è un luogo della memoria della città di Torino, tra quelli che sono stati definiti i luoghi della città della deportazione. La città della deportazione è una città che assume un connotato a posteriori, e cioè quando i discriminati per motivi razziali, gli antifascisti di più o meno lungo periodo, gli operai scesi in sciopero nel 1944, i borsaneristi, i renitenti alla leva, gli ostaggi e qualche volta semplicemente persone catturate casualmente durante un rastrellamento vengono destinate ai campi di concentramento e di sterminio in Germania. Attraverso un percorso di detenzione, interrogatori, sofferenze, privazioni e infine la vera e propria deportazione. I luoghi della deportazione della città di Torino sono intersecati in qualche maniera anche ai luoghi della resistenza e ai luoghi della guerra vissuta dalla popolazione civile, ai luoghi della discriminazione, della persecuzione, quindi politica e razziale. Attraverso luoghi di questo tipo si possono ricostruire a ritroso le tappe di un percorso forzato che allontana un singolo dalla sua realtà quotidiana per condurlo verso l'inconoscibile, attraverso luoghi di violenza, di tortura, di disumanizzazione e poi infine spesso alla morte. Uno di questi luoghi è sicuramente l'Albergo Nazionale. L'Albergo Nazionale è stato edificato durante la ricostruzione di Via Roma negli anni 30, si trova in una piazzetta, oggi chiamata Piazza CLN, che era stata creata per ovviare al problema di intonare lo stile barocco di Piazza San Carlo con il prosieguo della via di Via Roma in stile razionalista novecentesco, che termina appunto in piazza Carlo Felice. Dopo l'8 settembre del 1943, le truppe tedesche invadono e prendono possesso dell'Italia centrale e settentrionale e si stabiliscono anche a Torino a partire dal 10 di settembre dello stesso anno. A partire dal 25 settembre viene occupato dalla SIPO, dalla Polizia di Sicurezza tedesca, agli ordini dell'allora tenente, poi capitano Alois Schmidt, proprio l'Albergo Nazionale, allora Pensione Nazionale, al 254 di Via Roma. Da allora questo luogo, rinforzato, fortificato da sacchi di sabbia, da filo spinato, da cavalli di Frisia tutto intorno, diventa un luogo di interrogatorio e di tortura. I prigionieri, spesso per motivi politici, ma non solo, anche razziali, vengono prelevati dal carcere delle Nuove, dove sono in detenzione, e portati all'interrogatorio, che spesso poteva durare anche intere settimane, proprio all'Albergo Nazionale, che spesso era l'ultima anticamera prima del trasporto dalla stazione di Porta Nuova ai campi tristemente noti di Auschwitz in Polonia o di Mauthausen in Austria. Palazzo Campana. Il 17 settembre 1675 veniva posta la prima pietra di un edificio che doveva sorgere sull'isolato concesso da Carlo Emanuele II ai padri dell'oratorio di San Filippo Neri. Nel 1801 la congregazione venne soppressa dal governo napoleonico e l'edificio venne adibito a caserma. Nel 1814, con il ritorno della monarchia sabauda, l'edificio venne restituito ai padri sino alla soppressione definitiva dell'ordine, decretata dalla legge Rattazzi il 29 maggio 1855. L'edificio conventuale venne acquisito dallo Stato ed ospitò il Ministero dei Lavori Pubblici e l'Ufficio delle Poste Centrali. La progettazione venne affidata ad Alessandro Mazzucchetti, autore a Torino di Porta Nuova. La vicinanza della posta, forse, guidò Friedrich Nietzsche alla scelta della camera in affitto oggi in via Carlo Alberto VI, nei due soggiorni torinesi tra il 21 aprile 1888 e il 5 gennaio 1889. Una lapide, apposta nel 1944 tra via Carlo Alberto e l'angolo della piazza, lo ricorda. Si tratta dell'unica rimasta di quelle collocate dalla RSI. In seguito al trasferimento della capitale a Firenze nel 1865, divenne sede del Genio Civile. Nel 1929 divenne Casa Littoria, sede provinciale del Partito Fascista. Venne inaugurata il 28 ottobre dopo qualche lavoro di riadattamento. La Casa Littoria acquisì funzioni politico-amministrative, accogliendo organi dirigenti di varie articolazioni della Federazione del Partito Fascista. L'11 luglio 1943 il segretario federale del PNF torinese Antonio Bonino vi tenne l'ultima manifestazione ufficiale con un comizio per incitare alla resistenza contro gli invasori alleati sbarcati in Sicilia. 2 settimane dopo l'organizzazione del partito si dissolveva con la caduta di Mussolini.
La mattina del 26 luglio il palazzo venne assaltato dai manifestanti e venne appiccato un incendio. Lo sbarramento di folla impedì l'arrivo dei vigili del fuoco, che riuscirono ad avvicinarsi solo nel pomeriggio. Dopo l'8 settembre l'edificio tornò ad essere sede del fascismo torinese, rinato come Partito Fascista Repubblicano, costituitosi nella sede della GIL di Piazza Bernini tra il 13 e il 16 settembre, con a capo un triumvirato formato da Domenico Mittica, Luigi Riva e Giuseppe Solaro. Nei sotterranei sono presenti due celle prospicienti un lungo corridoio che conduce al rifugio antiaereo. Risalgono ai 20 mesi di governo repubblicano. Vennero qui rinchiusi antifascisti e partigiani arrestati dalle Brigate Nere, probabilmente in attesa di essere trasferiti in carcere. Sulle pareti, scritte e graffiti ne testimoniano il passaggio. L'edificio prende il nome del caduto cui era intitolata la formazione partigiana che lo occupò il 28 aprile 1945. Felice Cordero di Pamparato fu tenente di artiglieria. All'armistizio venne sorpreso in zona Ligure e si rifugiò in Svizzera per sfuggire alla cattura. Tornò in Italia agli inizi del 1944 per fedeltà alla monarchia, dove si unì alle prime bande partigiane autonome in Valsangone. Divenne comandante partigiano col nome di Campana. Fu catturato casualmente ad agosto presso Giaveno da militi delle Brigate Nere. Interrogato, rifiutò di aderire alla RSI e venne impiccato il 17 agosto 1944. Dopo il 1945, il palazzo venne destinato a sede universitaria, mantenendo, unico tra gli edifici pubblici cittadini, la denominazione partigiana. La memoria contemporanea del palazzo riporta la nascita del movimento studentesco torinese. Piazza Castello è il cuore della città di Torino e anche un luogo di memoria che ci ricorda le vicende attraversate dalla città sia durante il periodo bellico in relazione ai temi dei bombardamenti e del razionamento alimentare, sia soprattutto la resistenza e la liberazione di Torino. Per quanto riguarda il periodo bellico, ricordiamo che alcuni degli edifici della piazza furono pesantemente danneggiati dai bombardamenti e Piazza Castello fu anche teatro della trebbiatura del grano raccolto nei cosiddetti orti di guerra. Tutti i parchi, i giardini cittadini erano stati trasformati in orti per la coltivazione. Piazza Castello ci ricorda però soprattutto la liberazione di Torino. Il 28 aprile del 1945 la città è libera, è stata liberata dai partigiani, i nazifascisti che si sono riuniti durante la notte ai giardini reali lasciano la città e non appena la notizia giunge al CLN, al Comitato di Liberazione Nazionale, che è riunito in seduta permanente presso la Conceria Fiorio, viene issato il tricolore e parte un corteo in auto che attraversa la città lungo via Cibrario, piazza Statuto e via Garibaldi, arrivando in piazza Castello e riprendendo quindi anche simbolicamente possesso della città liberata. Si tratta di un corteo la cui avanzata è resa difficoltosa e lenta dalle sparatorie dei cecchini fascisti ancora nascosti sui tetti negli ultimi piani delle case. Quando il corteo arriva in piazza Castello, però, nonostante le pallottole vaganti, è accolto dalla popolazione torinese in un'atmosfera festosa per l'avvenuta liberazione. Il corteo giunge in prefettura, dove il CLN si costituisce in giunta di governo e vengono nominate ufficialmente le nuove cariche cittadine: il nuovo prefetto Pierluigi Passoni con il viceprefetto, il nuovo sindaco Giovanni Roveda con i suoi vice sindaci, tra cui anche Ada Gobetti, e il questore Giorgio Agosti con il vicequestore. Iniziano anche le prime ordinanze che sono destinate a disciplinare il funzionamento dei mezzi pubblici, a bloccare le scorte alimentari e a riprendere la normale attività degli uffici pubblici, dei pubblici funzionari.